Nella splendida cornice del lago di Monticolo, in provincia di Bolzano, si è svolta la 36esima edizione della Coppa Primavera, valida come prima tappa di Coppa Italia di fondo di nuoto pinnato, organizzato dalla FIPSAS in collaborazione con la Bolzano Sub. Oltre 190 partecipanti a decretare il pieno successo della manifestazione, che prevedeva un percorso di 1 chilometro da percorrere 3 volte, nonostante un tempo tendente al piovigginoso e un'acqua non certo tiepida, che ha messo a prova i partecipanti muniti di pinne o monopinne, tubi areatori, mute e una gran voglia di festeggiare questa 36esima edizione di una manifestazione ormai storica. Grande competizione tra le donne per la vittoria. Alessandra Donato del Nord Padania Varedo, Noemi Melotti del CN Record Team, Marina Casadio del Blu Atlantis, Petra Sereni del Nord Padania, Linda Biscazzo della Scuola Nuoto Pinnato Padova, si sono date battaglia senza esclusione di colpi. Alessandra Donato ha avuto un avvio bruciante, poi, ripresa dalle avversarie, ha comunque saputo dettare la sua legge con un passo migliore dal secondo al terzo chilometro e ha tagliato il traguardo in testa, seguita da Noemi Melotti, che pur sbagliando il percorso, senza comunque incorrere in infrazioni, ha dato vita ad un ultimo giro velocissimo, che dal quarto posto l'ha portata alla piazza d'onore. Al terzo posto Marina Casadio, che dopo l'arrivo ha accusato leggera ipotermia ed è stata prontamente soccorsa dalle unità di soccorso numerose sul campo. Noemi Melotti, Stefania Dogana, Linda Biscazzo si sono comunque aggiudicate la medaglia d'oro di categoria. Non c'è stata storia invece tra le file maschili, dove il pluricampione mondiale Stefano Figini del Nord Padania Varedo, con un passo incredibile, ha avuto ragione su Simone Mallegni del gruppo sportivo Carabinieri Napoli e Alex Battista del CN Record Team Bologna. Alessandro Neri, Alberto Rota, Michael Milano si sono aggiudicati la medaglia d'oro di categoria. Nella gara master, che ha visto la nutrita partecipazione di quasi 80 atleti, la vittoria assoluta nella femminile è andata ad Alessandra Boifava, quella maschile a Marco Grigoletto. Nella classifica finale della Coppa Italia, Nord Padania Varedo, Record Team Bologna, Carabinieri Napoli e Blu Atlantis Ravenna occupano i primi posti.